Caro Fra Salvatore, mi hai chiesto di parlare brevemente della morale vista attraverso le lenti della psicoanalisi freudiana. Cerchiamo di rispondere prendendola un po' alla lontana, alla larga. Dunque, Freud nel 1900 elabora una prima topica, cioè una rappresentazione grafica, geografica, topografica della psiche umana. E questa prima topica divide la psiche in tre parti: l'inconscio, il preconscio e il conscio. Nel 22 Freud elabora una seconda topica, sempre divisa, in cui l'anima è sempre divisa in tre parti, che però è diversa dalla prima, e che divide la psiche in es, io e superio. L'es è la parte originaria dell'uomo, quindi l'uomo è sostanzialmente l'es. E che cos'è l'es? L'es, per usare una definizione celebre di Freud, è un calderone di impulsi ribollenti, cioè la sede delle pulsioni sostanzialmente, perché l'uomo originariamente è pulsioni. In particolare, l'es è abitato, potremmo dire, da due pulsioni in particolare, la pulsione sessuale e la pulsione di morte. Qui vediamo un primo accenno all'antropologia nietzschiana che si ritrova pari pari in Freud, anche se Freud non ha mai ammesso di aver preso alcunché da Nietzsche. Anzi, se ricordo bene, ha sempre negato di aver letto Nietzsche, cosa un po' difficile da credere, ma va bene, lui si esprimeva così. Quindi questa è l'es, la parte originaria dell'uomo, pulsioni, in particolare pulsioni sessuali e di morte. Poiché assecondando le pulsioni, cioè diremmo per usare termini non freudiani, la natura dell'uomo sarebbe impossibile vivere su questo mondo, allora si crea una struttura secondaria, l'io, che è sostanzialmente una maschera ipocrita, per cui noi in realtà desideriamo solo assecondare i nostri impulsi sessuali e di morte, ma per vivere in società noi indossiamo questa maschera che è l'io, che è la parte, diciamo, più presentabile della persona e che permette appunto di vivere in società, di assumersi delle responsabilità, di avere delle relazioni, eccetera, eccetera. Ma c'è una terza parte in questa seconda topica freudiana che è il superio. Che cos'è il superio? È, diciamo, l'istanza morale della psiche. Qualcuno la paragona a un genitore interiorizzato, in realtà la psiche è la ragione, perché sappiamo che il compito primario della ragione è distinguere ciò che è bene e ciò che è male. Quindi la ragione Freud la chiama superio ed è un'istanza, diremmo in questa favoletta, cattiva, è il cattivo della favola. Cioè è un'istanza che ci obbliga in modo ottuso, in modo insensato, a seguire delle regole che non hanno di per sé molto senso. Uno potrebbe dire, allora Freud consiglia di esprimere liberamente le pulsioni dell'es. Non è così. Freud, in realtà, appunto perché si rendeva conto che non potremmo vivere in società, consiglia di rafforzare l'io, cioè quella parte ipocrita che però ci permette di vivere in società. Su questo filone si colloca la figlia di Freud, Anna, che è, diciamo, l'iniziatrice della psicologia dell'io. Cioè che bisogna rafforzare l'io per avere una vita serena, sostanzialmente. Bisogna adeguarsi alla società, bisogna conformarsi al modo di vivere che la società ci propone. Alcuni discepoli di Freud, invece, il più noto è Wilhelm Reich, dice: ma no, questa è un'incoerenza. Per vivere bene e serenamente noi dovremmo rifiutare addirittura l'io e dovremmo assecondare gli impulsi sessuali di morte che sono contenuti nell'es. Wilhelm Reich è noto per aver coniato la locuzione rivoluzione sessuale, cioè bisogna rivoluzionare la società, abolire tutte le norme morali e religiose che
gestiscono la sessualità e anche ovviamente gli impulsi di morte, quindi suicidi, omicidi, eccetera, eccetera, e dare libero sfogo a queste pulsioni. Ed è la rivoluzione sessuale che noi abbiamo visto nel 68. Che cosa dire quindi della morale? Dal punto di vista freudiano, la morale è il genitore cattivo, ottuso, irragionevole, spietato, che impone delle regole che non si possono seguire sostanzialmente, perché la natura dell'uomo, come abbiamo detto, è fatta di pulsioni. Quindi, dal punto di vista freudiano, la morale non ha senso, non ha nessun senso. Anzi, tutte le norme morali che ci vengono in mente, e quindi di conseguenza anche il senso di colpa, diciamo il grillo parlante che ci invita a seguire le norme morali religiose, va rifiutato, va preso a martellate come Pinocchio, il grillo parlante. Spero di aver esposto la questione, ti lascio proseguire con la tua riflessione.